ancora voi. Ciao ragazzi, è cambiato tutto, ma è cambiato tutto per davvero, anche il Natale è cambiato. Sembra la festa più semplice del mondo, ma mia moglie riesce a farla diventare più grave. L'altro giorno mi chiama: pronto, mi servono 3.000 euro, voglio comprare un computer per mia mamma. Ma fai la brava, che fino all'altro giorno tua mamma usava il pallottoliere prima che pagassi io. Siamo nel mondo della iperconnessione. Senti che parola, iperconnessione, questo per far sottolineare che non sono proprio un pirla. L'altro giorno entro in un bar qualunque, arriva un barista tutto preciso, gelato, mi fa: fratello, qui siamo nel mondo dell'hi-fi, wifi tutto gratis. Io ho detto: ah sì, è gratis? Fammene due, mettici del ghiaccio e una fettina d'arancio. Ma è cambiato tutto per davvero. Nel periodo natalizio Milano era bellissima, c'era un'atmosfera della madocina, si respirava il freddo che ti entrava nelle ossa, e se andavi a mangiare in una trattoria era bello ordinare, cosa vuoi? Una bella polenta fumosa, un bel ossobuco, una cassola, roba milanese. Adesso entri in trattoria tutta tecnologica. Adesso arriva un cameriere con un cazzillo con scritto internet: buongiorno, prego, se vuole questo è di primo, ti fa vedere la fotografia. L'altro giorno gli ho detto: scusi, ma dopo quando pago il prezzo è compresa anche la TAC per vedere se ho digerito? È cambiato tutto. Anche la vigilia di Natale, chi si va a messa da sempre, adesso sei iperconnesso, non c'è più il prete che ti fa la messa, ma c'è Steve Jobs. E addirittura devi essere immanicato col chirichetto e essere suo amico su Facebook. È cambiato tutto per davvero. La tombolata, parliamo della tombolata, la cosa più semplice del mondo. Finito di pranzare, era bello stare con i parenti a giocare con la tua tombola. Mettevi i ceci sopra i numeri per coprirli, no? Quando uscivano. Adesso con l'iperconnessione ci sono queste tavole di computer e il nonno ha avuto dei problemi perché ancora usa i ceci e li attacca sullo schermo con lo sputo. Ma è cambiato tutto! Auguri e buon Natale da Pucci e da Suad.